Ciao a tutti, sono Fabio Silver e benvenuti sul mio canale YouTube, Fabio Silver News. Oggi vi parlo di un evento che ha scosso la Slovacchia e il mondo intero, l'attentato contro il primo ministro Robert Fico. Prima di entrare nei dettagli, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non perderete nessuna delle nostre prossime news. Non dimenticate di lasciare un like se trovate questo video interessante e di lasciare un commento con le vostre opinioni sull'argomento. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore della notizia. Attentato in Slovacchia. Il primo ministro Robert Fico, colpito da colpi d'arma da fuoco, condizioni gravi. Handlova, 15 maggio 2024. La tranquillità della città di Handlova è stata sconvolta da un violento attacco armato che ha lasciato gravemente ferito il primo ministro slovacco Robert Fico. L'episodio si è verificato ieri nei pressi della Casa della Cultura, dove Fico è stato bersagliato da proiettili sparati da un aggressore ancora ignoto. Il primo ministro, 59enne, ha riportato ferite critiche in varie parti del corpo, inclusi stomaco, addome, petto e un arto. Trasportato d'urgenza in ospedale tramite elicottero, è attualmente sottoposto a un intervento chirurgico cruciale, mentre i medici lottano per salvarlo. L'aggressore, che si era mescolato tra la folla, è stato prontamente neutralizzato da alcuni coraggiosi cittadini e poi arrestato dalle forze dell'ordine. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare le motivazioni dietro l'attacco. La presidente della Repubblica Slovacchia, Zuzana Kaputova, ha espresso profonda costernazione per l'evento, definendololo un atto di estrema brutalità. Anche il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, ha condannato fermamente l'attacco, ribadendo che la violenza non ha alcun posto in una società civile. Questo episodio solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza dei leader politici e sull'aumento degli atti di violenza su scala globale. E con questo si conclude il nostro video su questo tragico evento. Speriamo che il primo ministro Robert Fico si riprenda presto e che la Slovacchia possa ritrovare la sua tranquillità. Continuate a seguirci su Fabio Silver News per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Se vi è piaciuto il video, non esitate a lasciare un like e a condividere con i vostri amici. Vi aspetto numerosi anche nei commenti per continuare questa discussione. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.